Allora, la pausa è stata un po' lunga, mi siete venuti a chiedere parecchie cose. Quindi riepilogo quelle che mi avete chiesto di più in maniera tale. Vabbè, io adesso qui abbiamo cancellato parecchie cose, quindi non è che posso. Solo l'equazione originale c'è. L'equazione originale era questa qui. Allora, io vi riepilogo, almeno per riepilogo, diciamo per ricapitolazione, i passaggi che abbiamo fatto. Che abbiamo fatto? Prima abbiamo scritto una matrice associata a questa equazione simmetrica. Poi abbiamo visto il pezzo in alto 2x2 che ci dice che tipo di conica è. Ci siamo studiati gli autovalori di quel pezzo in alto 2x2, del minore in alto a sinistra 2x2. E abbiamo visto che gli autovalori erano di segno opposto. E quindi si trattava di un'iperbola. E ci siamo costruiti anche la matrice che diagonalizzava questa una matrice di rotazione, anzi di rotazione più ribaltamento, che diagonalizzava questo pezzo 2x2. La matrice mi pare che l'abbiamo cancellata. Sì, l'abbiamo cancellata, però la matrice 2x2 la facevamo sempre del tipo AB B-A. Perché in questo modo eravamo sicuri che la matrice era fatta da vettori ortogonali, poi se divido per la norma di questi vettori è fatta da vettori ortonormali e quindi è una matrice ortogonale, quindi la trasposta è uguale all'inversa. Ma siccome l'avevo fatta simmetrica perché avevo cambiato segnalamento sulla diagonale, trasposta, inversa e la matrice stessa erano tutte e tre uguali. Una domanda che mi avete fatto più volte era quel, diciamo, i vettori erano, fatemi cancellare un po' da qualche parte, vi scrivo la matrice chi era, quella 2x2, la matrice 2x2 era 1 radical 5 meno 2, se ricordo bene, radical 5 meno 2 e poi qua c'era meno 1, se mi ricordo bene, però poi qua c'era 1 fratto la radice di 10 meno 4 radical 5. Perché c'era questo qui? Perché questa di per sé, questi due vettori sono ortogonali, ma non sono ortonormali, diventano ortonormali quando li moltiplico per questa costante. Dice, ma allora perché la costante non la metti dentro? Non la metto dentro per comodità, perché se io dovessi mettere, qua ce ne metto una di radice, se la metto dentro ce ne mette 4 di radice. Una qua sotto, una qua sotto, una qua sotto, una qua sotto. È evidente perché non la metto dentro. Quindi quella costante la lascio fuori e quindi ci ha aiutato anche nei conti, perché noi abbiamo fatto tutti i conti solo con i numeratori e la divisione per il denominatore, che poi veniva pure senza radice perché questa costante compare due volte, una volta a sinistra e una volta a destra, l'abbiamo fatta solo alla fine. Poi un'altra cosa, perché abbiamo fatto prima la traslazione e poi la rotazione? Perché se voi partite da una matrice A, allora la matrice A è simmetrica 3x3, ok? Le matrici di rotazione, per quanto riguarda le coniche, sono fatte così, sono trasposto di n 0, 0, 0, 0, 1. Tanto è vero che nel nostro caso, quando andavamo a fare n 0, 0, 1, poi quando lo metto dall'altra parte viene trasposto n, ma nel nostro caso trasposto n, n-1, n è la stessa matrice. Allora, queste sono le matrici di rotazione. Perché io devo solo ruotare, non ho fatto anche una traslazione. Se ci metto di mezzo l'1, allora faccio anche una traslazione. Ma ruotando solo, il pezzo ce l'ho soltanto sulla x e sulla y. Comunque sono queste, fate la prova a vedere. Allora cosa succede? Tanto è vero che noi quando abbiamo fatto poi la matrice, quella 3x3, la matrice 3x3 era fatta così. Allora qualcuno vuole dire, ma allora non c'è uno qua? No, c'è uno, perché sempre per tenere quella costante fuori. E se devo tenere la costante fuori, qua ci devo mettere la costante dentro il numeratore, se no quando vado a dividere non viene 1. È evidente, no?
questa matrice qua è esattamente quella che poi ci è servita per fare la rotazione. Il problema qual è? Se fate la rotazione prima, voi avrete una cosa di questo tipo. Quando questa matrice la chiamate B, ovviamente B è simmetrica, però qua non c'è affatto 0, qua viene, diciamo, vabbè, formalmente è n a meno 1, cioè ho trasposto di n a n, però era n, con l'accorgimento che abbiamo fatto noi era n a n, perché, ripeto, trasposto di n, n a meno 1 sono uguali, ma anche n era uguale perché n l'avevamo presa simmetrica, e potevamo farlo perché era 2 per 2. Adesso, quando vado a calcolare b, e qua non mi viene 0, qua non mi viene, fate il prodotto righe per colonne, siccome a non ha zeri sull'ultima riga e sull'ultima colonna, vabbè, tranne f, non mi viene 0. Quindi faccio dei calcoli che poi alla fine devo fare una traslazione per mandare quei termini a 0, e quindi la traslazione la devo fare lo stesso dopo, però ho fatto dei calcoli in più prima che non servivano. Se invece a è fatta in quest'altro modo, è del tipo a primo 0 0 0 0 f, cioè dopo aver fatto la traslazione, allora qua cosa mi viene? Qua è molto più facile, perché mi verrà trasposta di n a primo n, poi mi verrà 0 0 0 0 f. Allora, che venisse f, che f rimanesse uguale, l'abbiamo visto prima, 13 quarti rimaneva 13 quarti, e qua veniva trasposta di n per la matrice 2 per 2 che c'era in alto per n, cioè la matrice che poi venivano gli autovalori della matrice che noi volevamo che fosse diagonale, e quindi abbiamo preso n in maniera tale che venisse diagonale, e quindi già noi qua possiamo non fare nessun conto, perché qua sappiamo che vengono i due autovalori, qua c'erano già 0 e 0, rimangono 0 e 0, e quindi tutti i conti che abbiamo fatto li abbiamo fatti solo per controllare la prima volta che le cose effettivamente stessero così. È chiaro? Quindi io faccio prima la traslazione e poi la rotazione. È chiaro? Allora, questo vale per l'iperbole e per l'ellisse. Per la parabola no, poi vediamo perché. Ok? Adesso facciamo subito l'esercizio sulla parabola. Sull'ellisse non me lo fate fare, poi ne faremo altri esercizi, quindi capiterà anche l'esercizio sull'ellisse. Ma se devo fare l'esercizio sull'ellisse, si fa esattamente uguale, tranne per una cosa. Allora, per due cose. La prima è che gli autovalori verranno tutti e due dello stesso segno. Dice tutti e due positivi e possono essere pure tutti e due negativi, dipende il segno dell'equazione. Cambi segno all'equazione, quello puoi sempre fare, no? Quindi a meno di cambiare segno all'equazione possiamo supporre che loro siano entrambi positivi. È chiaro che io posso avere x quadro più y quadro meno 1 uguale a 0, e questa in realtà è una circonferenza. La circonferenza non l'abbiamo mai nominata perché? Perché è un caso particolare dell'ellisse. Cioè non è che la circonferenza è una cosa diversa, è un'ellisse che ha i due semiassi della stessa lunghezza. Però posso anche scrivere meno x quadro meno y quadro più 1 uguale a 0, sembra un'ellisse, sembra la stessa circonferenza. In quel caso gli autovalori sulla diagonale mi vengono meno 1, meno 1, però l'ultimo mi viene 1. Ok? La costante viene 1. È chiaro? Quindi, innanzitutto gli autovalori vengono dello stesso segno, ma la traslazione si fa sempre prima, perché l'ellisse, pure l'ellisse, ovunque io la metta, l'ellisse ha i miei due assi di simmetria, ai suoi due assi di simmetria, che si intersecano in un centro. La prima cosa che faccio è mi trasformo in centro in origine, e poi mi ruoto l'ellisse in maniera tale da metterla verticale o verticale. È chiaro? Cosa cambia? Cambia solo il segno degli autovalori, che è costante,
è sempre lo stesso. E cambia il fatto che qua non ci stanno gli asintoti. Cioè nell'iperbole dovevo anche trovarmi gli asintoti, o dovevo. Era sicuramente una cosa in più che poi viene ricompensata se lo fate, ecco. Se trovate gli asintoti dell'iperbole. E mi poteva pure servire a fare determinati controlli. È chiaro? Per il resto l'esercizio funziona esattamente uguale. Non è che c'è, si fa la traslazione, si fa la rotazione, a quel punto la coellisse è verticale, quindi si scriverà come a quadro x quadro più b quadro y quadro uguale, stavolta c quadro, non posso dire c positivo o negativo, perché c quadro, perché se fosse c quadro uguale c quadro, meno c quadro o uguale a numero negativo, allora sarebbe un'ellisse immaginaria, cioè avrebbe soluzioni a coordinate complesse. Ok? Bene. Oh, andiamo a vedere adesso invece la parabola. Quando è che c'è la parabola? C'è la parabola quando il determinante della matrice del minore in alto a sinistra 2x2 fa 0. Andiamo a fare un caso. Allora, per capirci, allora, poi ci mettiamo in pezzi lineari. Allora qua vi ricordate, questo si chiamava ax quadro più 2bxy più cy quadro. Qua c'era più dx più ay più f. Adesso la mia matrice in alto a sinistra è A, B, B, C. Il determinante di questo fa AC meno B quadro. Imponiamo che faccia 0 per avere una parabola. Beh, allora vedete, uno è un quadrato, è B quadro, e l'altro A per C deve fare B quadro. Quindi la parabola si riconosce subito e non è manco tanto facile metterci dei numeri interi, perché per esempio se b fosse un numero primo, io questo e qua b quadro posso fare o b e b, ma allora si vede subito che è un quadrato, o se no devo fare b quadro e 1, cioè l'unico modo per fattorizzare b quadro. Se invece b non è un numero primo, però per esempio b uguale 6, però per non avere un numero primo io devo avere i numeri primi più bassi al di fuori di 1, diciamo uno non è primo in ogni caso, matematica, la definizione, come è capitato, la definizione di numero primo che è divisibile solo per 1 per se stesso non va bene, nel senso che 1 per vari motivi non deve essere primo e quindi non diciamo che non è divisibile solo per 1 per se stesso e che non sia 1, uno non è primo. Quindi i numeri primi più bassi sono 2 e 3, quindi per avere un numero primo il più basso possibile è 6. Siccome qua ci deve essere 2b, qua ci deve mettere almeno 12. 12 meno 12. È chiaro? Oppure 4, però diciamo quando prendendo b non primo 2 per 2, no? Però là è, voglio dire, e ancora anche lì è molto facile riconoscere, insomma è un caso abbastanza particolare. Mettiamo per esempio di mettere 2 e 3. Allora qua ci metto per esempio 4x quadro meno 12xy più 9y quadro.
Poi qua ci metto quello che mi pare. Più 2x, anzi più 4x meno, no, più 2x meno 4x più, allora se ci fate caso, se ci mettete tutti 1 viene 13 meno 12 che fa 1, più 2 che fa 3, meno 4 fa meno 1, più 2 che fa 0, questa passa per 1. Ok, questa è una parabola, perché adesso andiamo a fare la matrice. La matrice è 4 meno 6 meno 6 9, poi 1 meno 2 1 meno 2 1. Questa è la mia matrice. Andiamo a vedere il determinante di quella in alto a sinistra. Quella in alto a sinistra fa 36 meno 36 che fa 0, quindi è una parabola. Andiamo a fare gli autovalori. Diciamo la mia prima è 4 meno 6 meno 6 9, polinomio caratteristico di A' è lambda meno 4 per lambda meno 9 meno 36 uguale lambda quadro meno 13 lambda più 36 meno 36 sarà lambda. Quindi vedete che se questo è uguale a 0, se lambda quadro meno 13 lambda è uguale a 0, lambda viene o 0 o 13. Quindi vedete che purtroppo i valori vengono grandi, cioè uno viene 0, l'altro viene grande. Ok? Bene, adesso andiamoci a fare gli autovettori relativi a questi autovalori. Allora, io ho la prima equazione è 4a meno 6b uguale 0 meno 6a meno più 9b uguale 0, quindi viene a viene 3 mezzi b. Se lo fate da qua è uguale, viene a uguale a 3 mezzi b, quindi vedete che sono la stessa equazione, no? Questo è sempre per controllo. Quindi un autovettore chi è? È 3, 2 sulla radice di 13, se lo voglio di norma 1. E l'altro chi sarà? L'altro sarà 2 meno 3. Infatti provate con 2 meno 3, 4 meno 6 meno 6 9 2 meno 3, provate, poi viene 4 per 2 fa 8 più 18 fa 26 meno 12 meno 18 fa meno 3, meno 12 meno 27 fa meno 39. E adesso se andate a vedere, questo è 13, esattamente 13 volte questo, quindi vedete che come sempre gli autovettori sono ortogonali, gli autovalori sono sempre distinti. Non può essere che gli autovalori sono 0 e 0. Se fossero 0 e 0 la matrice dovrebbe essere nulla, quel pezzo là, cioè il pezzo quadratico non ci dovrebbe essere, e allora effettivamente la conica sarebbe, invece di essere una conica, sarebbe una retta. Chiaro? Quindi un autovalore può essere 0. Invece per quanto riguarda l'iperbola, ovviamente gli autovalori erano uno positivo, uno negativo, e avevamo che erano per forza distinti pure là. L'unico caso in cui gli autovalori possono coincidere, però ci saranno sempre autovettori diversi, è nel caso dell'ellisse. Se gli autovalori sono uguali vuol dire che sarà una circonferenza. Vabbè, tutto là. Ma se no gli autovalori in una conica, tranne nel caso della circonferenza, sono sempre diversi. Sempre diversi. Ok. Quindi
Questa è una matrice che mi serve per mi può servire per fare una rotazione che mi metta i miei due autovettori, uno verticale e uno orizzontale. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che la mia matrice diventerà 0, 0, 0 e un autovalore. Ok? Qua mi conviene fare prima la rotazione, è vero, faccio dei conti in più, però è anche vero che se io vado a fare una traslazione, gli elementi, questi due elementi qua, se facessi una traslazione preliminarmente, non li riesco ad annullare tutti e due, non potrò mai annullarli tutti e due. Per quale motivo? Tranne un caso molto particolare. Proviamo a fare prima la traslazione, andiamo a vedere che succede. Allora, andiamo a fare x uguale u più n, y uguale v più n. Ok? Allora, andiamo a sostituire. Faccio la sostituzione. Anche 4 u più m al quadrato meno 12 u più m per v più n per più 9 v più n al quadrato più 2 u più m meno 4 v più n più 1 uguale a 0. Proviamo e vediamo che ci troviamo in difficoltà. Allora, andiamo a scrivere i termini come prima, i termini lineari con la u. Allora, qua abbiamo 8mu, 2mu per 4 fa 8. Poi abbiamo 12nu, meno 12nu. E poi abbiamo più 2u. Uguale a 0. Poi andiamo con la v. 18nv, allora più 18n, poi abbiamo meno 12mv, meno 12mv, e poi abbiamo meno 4v. E proviamo a imporre che faccia 0. Allora, adesso togliamo la u da sopra e dividiamo per 2, quindi qua viene 4m meno 6n più 1 uguale a 0. E qua vedete viene meno 6m più 9n meno 4 uguale a 0. Allora, se ci fate caso, meno 2, sì. Però se ci fate caso, moltiplicate questa per 3 mezzi e la sommate a questa, qua viene 0, qua viene 0 e qua non viene 0. Questa equazione, se portate questa a destra, questo è un sistema di rango 1, la matrice A, mentre la matrice completa è di rango 2, quindi è un sistema assurdo. Cioè, se preferite, questo è uguale a meno 1, questo è uguale a 2, questo è meno 3 mezzi per questo, e allora questo dovrebbe fare 3 mezzi, non dovrebbe fare 2. È assurdo. Da dove? Perché è venuto l'assurdo? Che questo sia di rango 1 e questa, la matrice di questo qua è esattamente la matrice A. La matrice A è determinante 0 e quindi aveva rango 1.
che questo, vabbè, adesso ci sono due possibilità: o questi stanno alla proporzione giusta, allora io posso annullare. Ma che vuol dire? Se potessi annullare pure quelli, vorrebbe dire che alla fine la mia equazione verrà del tipo x quadro uguale alla costante, oppure y quadro uguale alla costante, cioè verranno, cioè, due rette, cioè la mia parabola degenera in due rette. X quadro uguale a 4, viene la retta x uguale a 2 e x uguale a meno 2. Ok? La potete vedere come la degenerazione, più che come la degenerazione della parabola, come la degenerazione di un'ellisse, in cui un semiasse è costante e l'altro semiasse se ne va a infinito. Siccome mandare un semiasse a infinito è come mandare un autovalore a zero, l'autovalore diventa zero, però a quel punto ci avete le due rette. Ma tranne quel caso lì, in cui appunto non è una vera parabola, tranne in quel caso lì, nei restanti casi questo viene assurdo. Quindi è inutile cercare di fare la traslazione prima, perché non ci si riesce. Allora facciamo direttamente la rotazione. L'idea qual è? Faccio un disegno. L'idea era: io avevo la mia parabola, vi ricordate, la parabola ha la direttrice e il foco, quindi c'ha un solo asse di simmetria. Io non lo so dove sta la parabola, però intanto me la giro, me la metto per esempio verticale, orizzontale. Quando me la sono messa verticale, scusate, non è detto che debba venire forza qua, magari viene qua. A questo punto sì, faccio la traslazione e mando il vertice, la posso sempre far passare per 0, 0. Quindi manderò il vertice, no? Questa è la famosa equazione y uguale a x quadro più bx più c. Poi voi fate una traslazione, cioè in maniera tale che nelle nuove sarà y' uguale a x' uguale, facendo y' uguale a y più una costante e x' uguale a x più una costante, si può sempre fare così. La rimane la stessa, semplicemente se io traslo nella x, no? Me la posso mettere con l'asse coincidente con l'asse della y, poi traslo nella y, me la metto col vertice nell'origine. Quindi mi conviene in questo caso fare al contrario, faccio prima la rotazione e poi faccio la traslazione. Quei due conti che devo fare in più, non, in questo caso non, diciamo, sicuramente non, sono, non è quello che mi spaventa. In quell'altro caso lo potevo automaticamente la traslazione si poteva sempre fare, perché il rango della matrice a prima era sempre 2. E poi, una volta fatta la traslazione, risparmiamo dei conti. Però stavolta no, non lo posso fare, quindi non mi conviene. Allora, quindi cosa devo fare? La mia matrice di partenza era questa. Allora, come me la vado a diagonalizzare? Allora, riscrivo la mia matrice: 4 meno 6 1 meno 6 9 meno 2, poi era 1 meno 2 1. Qui che ci scrivo? Qui ci scrivo, alla fine ci scriverò un tredicesimo, e la matrice che scrivo a sinistra e a destra sarà avevamo detto 3 e 2, se non mi sbaglio, no? 2 e 3, 2 e 3, poi c'era 3, no, scusate, 2 e 3, 3 e 2, oh, fatemelo fare un attimo, lo faccio prima, sì, quella era 3 e mezzi b, quindi era 3 e 2,
qua c'era 2 e meno 3, e poi qua ci metto 0, 0, 0, 0. Qua quando ci devo mettere? Radica 13. Perché fuori c'ho 1 su radica 13, quindi qua per far venire 1 ci devo mettere radica 13. E la stessa cosa qua devo fare. 3, 2, 0, 2, meno 3, 0, 0, 0, radica 13. E andiamo a vedere che viene fuori. Allora, 1 su 13. Allora, cominciamo a fare. 12 meno 12 fa 0. Meno 18 più 18, scusate, la, sì, no, sto scrivendo bene, fa 0. Poi qua viene 3 meno 4 fa meno 1. Poi, seconda riga, 8 meno 18 più 18 fa 27. Poi meno 12 meno 27 fa meno 39, poi qua fa 2 più 6 che fa 8, l'ultima fa radical 13, meno 2 radical 13, radical 13, e poi devo ancora moltiplicare per la stessa matrice a destra, 3, 2, 0, 2 meno 3, 0, 0, 0, radical 13. Uguale, un tredicesimo di. Adesso, qua viene 0, 0 meno radica 13. Poi viene 0, 0 meno radica 13. Poi viene 26 per 3 fa 78, 78 meno 78 fa 0. Infatti, va bene. 52, 39 per 3 fa 117, quindi viene 169, come deve venire infatti. Poi l'ultimo fa 8 radical 13. Andiamo a fare l'ultima, l'ultima deve essere simmetrica, quindi ce lo potrei scrivere direttamente, lo faccio per controllo. Allora, radical 13 per 3 più meno radical 13 per 4 fa meno 1 radical 13. Poi qua radical 13 per 2 più radical 13 per 6 fa 8 radical 13. E qua radical 13 per radical 13 fa 13. Adesso dividiamo tutto per 13 e la mia matrice è diventata 0, 0, meno radical 13 su 13, poi 0, 13, 8 radical 13 su 13, qua viene meno radical 13 su 13, 8 radical 13 su 13, e qua viene. Ok. Quindi nelle nuove variabili u e v come si scrive la mia parabola? La scrivo qua. La scrivo qua, viene y quadro per 13 poi viene meno 2 radical 3 o 2 su radical 13 x più 16 su radical 13 y più 1 uguale a 0. Ok?
Ok? Oh, adesso il punto chi era? Il punto, se io volessi controllare di aver fatto bene, questo passava il punto 1,1. Però il punto 1,1 adesso quando lo moltiplico per questa matrice qua, perché ho fatto la rotazione attorno all'origine, diventa 1,1 diventa 3 più fa 5 sulla radica 13. Ricordatevi che la matrice va divisa per la radica 13 pure, e fa meno 1 sulla radica 13. Cioè non ho fatto altro che questa matrice qua e 1,1. Quindi sto sommando questi due elementi e questi due elementi, e poi moltiplicando per 1 sulla radica 13 questa. Questo è solo un controllo per vedere se ci passa. Adesso prendiamo questo punto qua, 1 su radical 13 al quadrato fa un tredicesimo, e 13 fa 1 più 1 fa 2. Poi 5 su radical 13 per 2 fa meno 10 su radical 13. Poi meno 10 meno 10 tredicesimi, meno, 20, meno 16 tredicesimi, fa meno 26 tredicesimi, fa meno 2 più 2 fa 0. Ci passa. Oh, qua non è diciamo, non è possibile impicciarsi con, se faccio questo controllo, non è possibile impicciarsi con, vi ricordate prima ho sbagliato a fare la traslazione, poi sono dovuto ritornare. Stavolta no, perché la rotazione noi la facciamo sempre con una matrice che è uguale alla propria inversa. Quindi se lo faccio, se moltiplico per quella matrice le coordinate di x, y, se moltiplico per quella radice le coordinate di v, si trova sempre, insomma. No? Se moltiplico per quella matrice o per l'inversa sono uguali, quindi mi sembra la stessa cosa. Quindi il punto per cui deve passare è questo. Se adesso riapplicate la stessa matrice a questo punto qua, vi verranno di nuovo 1 e 1. Ok, quindi effettivamente questa è giusta. Allora, come si fa? No? Oh, per come l'ho messa io, qui bisogna, per ricondurre questa parabola a forma canonica, si scriverà x uguale a, diciamo, a y uguale, a, insomma, questo è del tipo x uguale a y uguale o più b più c, cioè l'ho messa orizzontale. Se la volevo mettere verticale, come in generale siamo abituati a mettere le parabole, dovete avere l'accortezza all'inizio di mettere prima l'autovettore relativo all'autovettore non nullo. Se ci avete fatto caso, io ho messo prima l'autovettore relativo all'autovettore nullo, quindi quando l'ho diagonalizzata la matrice di sopra, l'autovalore me lo sono trovato qua, quello non nullo, 169 tredicesimi fa 13. Se mettevo gli autovettori al contrario, questo autovettore me lo trovavo qua, e quindi mi trovavo y uguale a x quadro più bx più c, che è l'equazione canonica di una parabola. Poi posso sempre fare la traslazione orizzontale e verticale in maniera tale da riportarmi all'origine. Qua per esempio, se lo voglio scrivere, che traslazione devo fare? Qui questa qui moltiplico per 13, per radice di 13 mezzi, quindi mi viene x uguale 13 radical 13 mezzi y quadro più 8 y più radical 13 mezzi. Non ho fatto altro che portare questo di là. E ho moltiplicato per radica 13 mezzi. Adesso qua diviene 13 radica 13 mezzi, qua radica 13, radica 13 se ne va, 16 mezzi fa 8, e qua diviene radica 13 mezzi. Poi a questo punto
posso scrivere x uguale 13 radical 13 mezzi per y, qua ci devo mettere una costante, che costante ci devo mettere? Qua ci devo mettere più il doppio prodotto, voglio che faccia 8y, quindi qua devo fare 8 fratto 13 radical 13. Vediamo un po', allora il doppio prodotto fa 8 fratto 16 fratto 13 radical 13y, quando semplifico quello che sta fuori fa 8y. Oh, naturalmente qua c'è più radical 13 mezzi, poi qua c'è una costante che è il quadrato di questo per questo, che mi fa, il quadrato di 8 fa 64 fratto 2 fa 32, che è questa qui. Cioè, se andate a fare i conti, quando fate il quadrato di questo per questo, fa una costante che è uguale a questa, che, siccome l'ho aggiunta la devo anche togliere. Se andate a sviluppare, se ho fatto bene i conti, viene esattamente quello che c'era prima. E in questo caso, vedete, abbiamo scritto la mia parabola, l'abbiamo scritta come, diciamo, se adesso questo lo chiamo y', e chiamo x' uguale x più 32 su 13 radical 13, adesso qua l'equazione diventa x' uguale 13 radical 13 mezzi y'. Chiaramente le costanti non è che ci fanno impazzire, poi a meno di errore di conto, però cioè, può essere pure abbiamo sbagliato qualcosa, però non credo. Però, diciamo, non è che sempre le costanti vengono belle pulite, insomma. Viene quello che viene. È chiaro? Quindi facendo questa traslazione, a questo punto nelle nuove variabili, chiamatele, scusate, queste erano, non erano x e y, ma erano u e v in realtà, perché era dopo la rotazione, quindi queste erano u e v, quell'altra è chiamata eta x y. Facile, abbiamo capito come si fa. X e y erano le variabili originali, dopo aver cambiato, aver fatto la rotazione, queste le dovevo chiamare v e u. Quindi questa era U e questa era V. Lo scrivo perché verba volant, vabbè che è quella registrazione. E questo, allora questo qua lo chiamate per esempio da V, lo chiamate XI e questo lo chiamate eta. Allora, eta e qua c'è XI quadro, ecco, ma l'ho dimenticato di mettere il quadrato. Quindi è stato opportuno che abbia riletto, perché così, perché in effetti anche qua mi ero dimenticato di mettere il quadrato. Vabbè, insomma abbiamo capito come si fa, adesso abbiamo controllato, abbiamo pure poi, vabbè, non ho voglia di ricontrollare tutto per vedere se ho fatto tutti i conti giusti, questo lo potete fare con tranquillità voi a casa. Comunque il concetto è molto semplice. Nel caso della parabola faccio prima la rotazione. Dopo aver fatto la rotazione elimino, diciamo, è vero, non posso fare una traslazione che elimini sia i termini con la x che i termini con la y, però posso fare una rotazione che elimina sia il termine con xy che uno dei due termini, o x quadro o y quadro. Quindi mi rimarrà un solo termine quadratico e poi mi rimarranno i termini lineari, cioè mi rimarrà una parabola con l'asse verticale oppure orizzontale. In questo caso viene orizzontale. Se mettete gli autovettori al contrario, verrà verticale, cioè quindi verrà tutto leggermente più facile. Una volta che avete la parabola verticale, quello è uno dei primi esercizi che si faceva nelle superiori, insomma. Una parabola verticale, traslarla per far passare il vertice non lo dice. Ok? Quello, quindi facciamo prima la rotazione e poi la traslazione.
E qui c'è poco da dire. Ora, allora, modulo alcune cose che sono rimaste indietro. Qualche dimostrazione che è rimasta da fare, cioè per esempio quella della formula della Laplace del determinante, che però non lo so se la farò. E modulo altre cose che si potrebbero, cioè ancora sarebbe molto da dire ancora su algebra lineare, ma sono cose un po' più complicate, quindi vedremo se tornarci in un secondo momento. Quindi modulo questi piccoli problemi. La parte su algebra lineare abbiamo, e conica abbiamo concluso, ok? Quindi adesso dobbiamo fare la parte di analisi più propriamente detta, che però diciamo qua ci abbiamo messo, infatti il corso si chiama analisi 2, ma non è analisi 2 di un tempo, insomma, dell'ordinamento della tabella 29, tanto per capirci, quello, vabbè, voi non sapete manco cosa sia. Perché poi è intervenuto un altro ordinamento, il 270 nel frattempo, il 509 nel frattempo, adesso siamo tornati al 270. Comunque, qui faremo la parte di analisi, cioè faremo un pochettino di teoria di funzioni più variabili e di equazioni differenziali lineari, ma faremo praticamente non tanto, ma una parte che applica direttamente le cose che abbiamo visto, ok? Quindi avremo a che fare direttamente con le applicazioni dei risultati che abbiamo visto in algebra lineare. In particolare quando parleremo della matrice hessiana, cioè la matrice delle derivate seconde, che sarà la matrice simmetrica, e in particolare quando faremo le equazioni differenziali lineari, e quindi diciamo faremo, vabbè, se fosse un sistema lineare faremmo gli autovolo della matrice, comunque insomma alla fine sempre gli autovolo di una matrice facciamo, e va bene. Quindi algebra lineare grosso modo è finita, in modo, ripeto, piccole rivisitazioni, si avanzerà un po' di tempo, poi vedremo se fare qualche cosina un po' di più complicato, però penso che il tempo non avanzerà, già siamo in ritardo. Per esempio non farò la forma canonica di Jordan, diciamo, casomai dirò qualcosa quando faremo dirò qualcosa sugli autospazi generalizzati, qualcosa la dirò. Dirò qualcosa sulle matrici che commutano e quelle che non può, per capire meglio. Qualcosa che è rimasto appeso. Però, diciamo, non lo so, insomma, voglio partire sempre da una cosa che abbia una motivazione ben chiara. Qua le motivazioni nostre erano chiare, cioè non è che la parte che abbiamo, i risultati che abbiamo sviluppato sulle matrici o di algebra lineare, non è che l'abbiamo fatti così, a spiovere. L'abbiamo dovuti fare per capire come trovare la base di uno spazio vettoriale, come ortogonalizzare la base di uno spazio vettoriale, Gram-Schmidt, per cambiare basi ci vogliono le matrici quadrate, per rappresentare un'applicazione lineare ci vuole una matrice, vabbè, se la dimensione dello spazio è lo stesso, è una matrice rettangolare. Per cambiare basi negli endomorfismi, per cercare di ottenere qualcosa di particolarmente significativo, cioè la matrice messa nella forma più semplice possibile, abbiamo visto che c'erano problemi se il campo era chiuso, algebricamente chiuso, se non è algebricamente chiuso, e poi abbiamo, insomma, i concetti di determinante, di autovettore, di autovalore, per risolvere i sistemi lineari, insomma, sono venuti tutti quanti abbastanza incastrati, abbastanza naturali, cioè non è che di ogni concetto trovate subito un'applicazione, no?
Quando parliamo di rango, cioè avete rusce e capelli, che è per dire la condizione di compatibilità di un sistema lineare, e comunque dovete capire, diciamo, per esempio, una base, quali vettori dove potete tenere e quali vettori dove potete buttare via, insomma. Insomma, sono tutte cose che abbiamo fatto, sì, un pochettino di astrazione c'è voluta in certi casi, ma poi siamo tornati ben presto alla realtà. Fermo restando che i quattro esercizi che riguardano questa parte qui del compito sono sempre gli stessi, cioè c'è un formato standard da 4-5 anni. Il formato standard è primo esercizio, sistema 3x3, diciamo sistema lineare 3x3, però dipendendo da un parametro lambda. Secondo esercizio, determinare la distanza, i punti di minima distanza di due rette in R3. Normalmente viene che sono sghembe, però non è detto. L'ultima volta venivano coincidenti, il che era normalmente più facile perché essendo coincidenti, addirittura coincidenti, quindi neanche solo incidenti. Se già sono incidenti la distanza è zero, però c'è un unico punto in cui si tocca. Se sono coincidenti, coincidono con tutti i punti, a maggior ragione la distanza è zero. Non c'era neanche da fare il punto di intersezione perché l'intersezione era tutta la retta. Poi il terzo esercizio sarà sempre, l'abbiamo fatto già qualcuno, determinare le basi ortogonali di certi sottospazi di R4. E il quarto esercizio sarà studiare una conica. Ok? Avete tutti gli strumenti per farlo, quindi diciamo da questa da questo punto di vista diciamo gli esercizi di algebra lineare saranno più o meno sempre questi, coprono più o meno tutto quello che abbiamo detto, quindi non... Poi è chiaro che non ci sono solo questi esercizi, cioè io vi invito a diciamo, per esempio, ci sono tipologie di esercizi diverse sia sul libro che vi ho dato di algebra lineare, sia sugli esercizi che vi ho sempre detto si possono prendere da qualunque parte, quindi vi invito anche a farne altri, non è che non ne abbiamo fatti, non è che uno impara a macchinetta a fare determinati esercizi, poi c'è un orale, quindi poi si vede se uno ha imparato delle cose mnemonicamente e poi non sa ragionare per nulla, Però ritengo che diciamo se uno ha studiato con criterio, cioè cercando di sviluppare quei concetti che abbiamo cercato di dare, questi quattro esercizi consentono più o meno di vedere se uno è preparato su questa parte qua. Allora, adesso facciamo una piccola pausa e dopodiché riprendiamo un po' il discorso andando però verso l'analisi. Ok?